Ragazzone e ragazzole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Il capitolo 6 di Fortnite è ufficialmente arrivato e io sono stragasata e stra in hype di provarlo con voi. Anche perché, come sapete, io odio spoilerarmi le cose, quindi sarà tutto completamente nuovo. Ho solamente visto giusto due immaginette della mappa e dei colori e sembrano essere veramente straordinari. Non vedo l'ora di provarli, quindi mi raccomando, subito un bel pollice in su a questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E inoltre vi ricordo che se volete shoppare il pass battaglia di Fortnite, cosa che vi consiglio, potete supportare la vostra Croatomist nello shop di Fortnite utilizzando il codice creatore Croatomist. Taggatemi in una storia su Instagram, così che andrò a fare i repost e vi manderò anche un ringraziamento in direct. Inoltre in questi giorni faremo tante piccole maratone per provare appunto la season al meglio, quindi mi raccomando passate anche in live streaming su Twitch, dove mi trovate tutti i giorni dalle ore 17. Il link del mio canale qui sotto in descrizione. Ora però ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, sono stragasata, stra in hype, dobbiamo andare a vedere subito quello che hanno combinato, quindi io vi auguro una buona visione. Battle Pass 1000 V-Bucks. Ah, l'hanno aumentato quindi ora il pass, i mortacci loro. Allora, andiamo nel pass battaglia. Andiamo a visionare un pochettino cosa abbiamo qua lì. Tutto strano, aspetta, non ci sto capendo niente. Ok, fermi, ero un attimo deconcentrata, scusatemi. Allora, andiamo al pass, 14 pagine, quindi si ritorna alla vita normale, mondana di tutti i giorni. Ci abbiamo qua Fara, il gatto, che ci frega relativamente, anche se in realtà è figo. Mime di cozza. Che abbiamo il gatto total black, molto bello effettivamente. I picconi non mi interessano per niente. Lo zaino non mi interessa. Il tablano, boh, barana, vicino alla spa. Altri V-Bucks! Effettivamente comunicando! Ce l'abbiamo ancora! Sempre presenti i nostri best friend. Siamo improvvisamente su League of Legends, ragazzi. Questi sono i poro. Per chi ha giocato a LOL sa di cosa sto parlando. Madonna, sì, ma Cristo Dio, ma... Capisco che è tipo una samurai, ma Gesù Cristo! Allora, io non voglio dire nulla, ma sei un samurai con l'armatura, però poi c'è la minigonna e le calze da hentai. Cioè, c'è qualcosa che non quadra in questo, in questa armatura femminile, signori. Io non ho ben inquadrato, un po' ingombrante, effettivamente, parlando. Non, impossibile da utilizzare. Poi, picconi. Minchia, sì, ma guarda che bello l'elmo! Però, fratello, mi puoi mettere l'armatura da samurai e poi ci metti tipo le Timberland, Cristo Dio, la minigonna? Gesù Cristo! Il goblin come backpack, non dovevo vederlo. Onestamente non era da visionare questa cosa. Non credo di sentirmi molto bene, ragazzi. Hanno messo Queen Georgia, ragazzi. Queen Georgia come backpack, dico Dio Cristo. Ok, questa già comincia a essere molto più bella. Questa mi sembra una Kuno, ma reworkata. Una Kuno molto carina questa. Questa sembra bellina. Non sembra male, vi dico la verità. Poi immagino che avrà altri sti... Ok, sì, è bella, confermo. Ha il cappuccio, quindi automaticamente è una hit. Vi dico la verità. Prima skin bella del pass. Questa è molto creepy, quindi mi piace automaticamente. Altri V-Bucks! Questa è bellissima. Questa è f***ing creepy. Questa è bella. Prima emote bella del pass. Baymax Wings. Ragazzi, ma che è questo? Ma è Ladybug versione McDonald's. Skin? Cos'è cambiato? Ah, che c'ha tipo le cose tipo da... Le armature. Va bene, era meglio non visionare. Ma sì, questo è un diavolo satanico. È bellissima. Andiamo avanti. Vabbè, GG, dai. Qua hanno cucinato. Qua hanno cucinato, eh. Qua era proprio da let them cook e hanno cuccato abbastanza. Questa skin pure comunque è carina, non è malvagia. Vi dico, tocca vedere in game come risulta, però lei non è male. Vi dico la verità, non è male. Poi le altre skin onestamente non mi piace. Lei è troppo ingombrante, la skin maschile sono troppo ingombranti. Non mi dicono, questa è carina, questa è drip. Questa è drip, però non so in game quanto sia utilizzabile effettivamente. Però... Ci sta, non ci sono troppe cose belle nello shop, giusto qualche skin e basta. Che bello sto ponte. Andiamo! Perfetto, quello sarà il mio landing solo. Si chiamerà Kasenesenpusenpusen. Hello guys, welcome back to another video gameplay. Today I'm gonna teach you how porco... No! Parliamone. È forte sto pompa? No! Vada! Vabbè, adesso se muoio in volo bestemmio. Non posso morire in volo. Ma fight, no? Pronto. Arrivo. Arrivo, signori. GG. Vedete, ragazzi, chi viene per ultimo è sempre quello che gode di più. Benissimo. Raga, ma sti fantasmi non vanno bene, eh. Io ve lo dico, mi viene un collasso. Questo è un player, però questo non è un fantasma.
41? 49, papagì. No, bro, ma sei smuertos? Ma spuerca miserias. Cos'ha la pompa leggendaria, GG, è bella giocata. Perché non ti attivi, signora? Che bei versi che fa, signorina, comunque, devo dirglielo. Sì, però, datti una calmata, cioè. Dovrebbe essere un gioco per bambini, comunque. Non un gioco dove orgasmano i boss, onestamente. Aiuto. Succhia la bananina! Dai, bro, mi pushi e poi fai così questa fine? Cioè, let's go! Cioè, allora, gli AR mi sembrano veramente forti. La mitraglietta sembra sbroccatissima. È da capire il pompa, perché... È da capire la pompa. Perché qui solamente il tattico è quello tipo a canne mozze. Però non capisco se quello a canne mozze è effettivamente forte. Questo medaglione c'è scritto che la tua arma carica costantemente le munizioni. Guarda il trenino! È diverso il treno stavolta, però. Che c***o è? È un marshmallow! Ragazzi! No, perché fa sta voce? Pick up! Ma che è? Porco! No, vabbè, dai, Gigi, dai. Oddio, sta città! Minchia, che sembra tipo una Mega City che non ci ha creduto abbastanza. Però bellissima. Madonna, che bei colori. Vabbè, dai, Gigi. Bella giocata. Niente, non edita, ragazzi. Vi giuro, trovare le forze su una scala. Non credo che sia molto normale questa mitraglietta, onestamente. Io non voglio dire nulla, ma non penso che sia molto legit. L'R mitico. Frate, ma c'ho tutto, c'ho. Andiamo, let's go, ski. E comunque la mitraglietta è troppo forte. Vediamo se l'R è forte adesso, ragazzi. L'R mitico, questo qua. Enhanced Holo Twister Assault Rifle. Sarà sbroccato sicuro. 100%, ci scommetto quello che volete. I swear, sarà fortissimo. Questo è un big? Perfetto, GG. Madonna, comunque... Posso dire che la mappa è bellissima? Guardate sti cazzo di colori, sì, ma sono bellissimi. Cioè, è veramente carina la mappa. Tutta colorata, tutta... Vodotti della mia terra. Oh, c'è uno sul treno. Let's go, ski. Vodotti della mia terra. Bro, mi sa che l'R... Mi sa che c'ho ragione che è sbloccato, io non vorrei dire, ma... I think it's a little bit sbloccated. No, beh, sta roba è una hit, sì. Ma? Marisola? Posso farlo? Oddio! Aiuto! Ma ragazzi! Ma mi sono tippato su Jackie-chan! No, frate, no, non su Jackie-chan, aspetta un attimo, che cazzo è sto robo? No, porco... No, ragazzi, voglio andare via, come vado? No, via.
GG. Ok, no. Questa cosa della sfera, frate, è fortissima. Questa cosa della sfera, ragazzi, ma è tipo P. Cioè, tu hai sempre un modo per livare il fight. Ti chiami Mongra, ma The Mongra c'è forse... Guarda, forse la skin. Guadagni stamina infinita quando corri e vai nell'oscurità, cioè? Ah! Ok, no, sta roba della stamina non ha senso, sì. Cioè, tu ruoti come un caimano costantemente. C'è anche questa cosa che sprint è invisibile. Cioè, sì, è fortissima nel fight. What? No, 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 no. Sta roba non ha senso. Sta roba è insane. Sono invisibile, non mi vedi. GG, bella giocata. GG, bella giocata. GG, bella giocata. Aspetta che farmo, aspetta che farmo. Invisibile, GG, bella giocata. Aspetta che farmo, aspetta che farmo. GG, bella giocata. Sono invisibile, non mi vedi. GG, bella giocata. GG, bella giocata. GG, bella giocata. Aspetta che farmo, aspetta che farmo. Invisibile, GG, bella giocata. Aspetta che farmo, aspetta che farmo. GG, bella giocata. Ma dite che qua sopra ancora? Ah, non voglio salire, non ha senso. Non... Se nella mia mente ti ricorderà. Surprise! Perché sta fullando questo? Let's go, Ski! Fini di mazzo. Boom, teleport. Questa roba del teletrasporto, sì, non ha senso. Cioè, è troppo forte. Cioè, voi avete idea con questo potere della tipa? Cioè, le robe che potete fare, quanto potete holdare una persona? Cioè, tu puoi generarlo fuori zona, ti metti la palla viola dentro, fuori dalla storm... Gli spari, torni in zona e lo holdi. Fortissimo. Sì, no, anche l'invisibilità durante i build fight comunque è forte, perché tu comunque corri. Cioè, comunque per un millisecondo vai invisibile, quindi un po' dai fastidio al nemico. No, i medaglioni, cioè, quel medaglione lì è fortissimo. Poi c'è quel medaglione del... che ti carica le munizioni, che è comunque buono. Più che altro, vabbè, quel medaglione ti droppa la mitraglietta medica che non ha senso. Cioè, la mitraglietta è proprio fuori di testa. Non ha un senso di esistere, è troppo forte. Vediamo l'ombrello, sarà sicuramente tema giapponese, no? Qualcosa tipo di gagliardo. Ah, ho capito. GG, ragazzi, ho sbloccato l'intero mondo dei Lego. Tutto sbloccato. Tutto il server di Fortnite. Bellissimo. Onesta? Figo in culo. Fighissimo, non si può dire niente. Che dire, ragazzi, siamo giunti al termine di questo fantastico video, io mi sono divertita tantissimo, il capitolo 6 si prospetta essere veramente straordinario, i colori, la mappa, le armi, tutto quanto a tema giapponese a me personalmente, raga, vi giuro, mi fa impazzire. Ma fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ditemi cosa ne pensate del capitolo e date magari anche una votazione da 1 a 10. Per me un bel 9 pieno,
se lo becca tutto. Mi raccomando ragazzi, shoppate il pass battaglia su Fortnite, ricordate che potete supportarmi nello shop utilizzando il codice creatore con Atomist. Potete anche taggarmi su Instagram, così che andrò a fare i repost e vi manderò anche un ringraziamento in direct. E inoltre ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e vi ricordo che mi trovate live streaming su Twitch tutti i giorni dalle ore 17. Io vi aspetto in live anche solamente per un saluto, link sempre in descrizione. Ora però ragazzi, noi ci dobbiamo salutare, ma non vi preoccupate perché chiaramente ci ribecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Croatomist è tutto, bella a tutti ragazzi!